Andiamo a vedere con te, Enrico, quali sono i titoli che tu hai selezionato per la puntata di oggi. Ogni settimana diamo alcune indicazioni rispetto appunto a titoli che possono essere interessanti e spieghiamo perché. Allora, io li vediamo già scritti in sovrimpressione. Partirei da Fila, sul quale tu mi hai un po' bacchettata perché mi hai detto: tutti pensano che sia l'azienda che produce abbigliamento sportivo, invece no. Allora, a mia discolpa, esiste. Esiste però un'azienda italiana che produce abbigliamento che si chiama Fila, giusto? Sì, assolutamente. Ma io non Ok. ti ho bacchettata, ci mancherebbe, non esageriamo. Ti ho scritto su WhatsApp, semplicemente ci cascano tutti perché viene spontaneo comunque pensare all'azienda di abbigliamento, mentre invece Fila è l'acronimo meraviglioso, secondo me, di fabbrica italiana Lapis, termine che nessuno usa più, e la A sta per affini, quindi tutto quello che è il settore per cui le matite Giotto, alcune penne, il vecchio DAS per chi come me ha tanti anni e quindi si divertiva all'asilo a formare degli improbabili animali con il DAS. E quindi ecco, uno non viene spontaneo pensare a Fila come un'azienda di questo genere, invece così è, da tanti anni è quotata in borsa, una sana azienda italiana, e l'ho messa in watch list per una serie di Sì. motivi. Il primo motivo è chiaramente analisi tecnica, perché c'è una figura Allora, vediamo il che. grafico daily. Partiamo da Yes. qui, così intanto lo andiamo a commentare. Eccolo qui. Sì, diciamo che Fila, come molti titoli, aveva subito fase pandemia, eccetera, eccetera, uno storno, un downtrend importante, poi pian piano ha iniziato ad avere una fase di accumulazione e a formare, dai minimi che vediamo a metà del grafico, quindi da novembre scorso, una serie di minimi e massimi a crescere, quindi si era invertito il trend, fino a entrare in una zona di congestione che ho evidenziato con un triangolo rialzista. Il triangolo rialzista è quello che vuole che i minimi siano a crescere. Questo cosa significa? Che ogni volta che il prezzo tende a scendere, i compratori sono disposti a comprare il titolo a un prezzo più alto, e questo fa che la parte appunto del triangolo sia ovviamente crescente, altrimenti non sarebbe un triangolo. E vediamo poi la rottura che è avvenuta ieri, questo è aggiornato alla chiusura di ieri, ed è avvenuta perché è uscita una trimestrale, quindi anche con ottimi dati, per cui si è avuto in primis la rottura al rialzo del triangolo, la parte alta del triangolo che era resistenza naturale. E il dato più importante di tutti è che è avvenuta con un gap, quindi con uno strappo rialzista, per cui abbiamo due indizi importantissimi, un gap e una rottura del triangolo, per cui si va probabilmente a decretare una definitiva inversione di trend. E quindi, a mio modesto parere, Fila è un titolo che da subito si potrebbe ipotizzare di posizionare in portafoglio, ovviamente con una size contenuta, perché è un titolo cosiddetto sottile, quindi può essere sicuramente volatile. Ma graficamente il segnale long, secondo me, c'è tutto e offre anche un target sia plausibile, perché non è un target sulla luna, diciamo, ma è anche preciso, perché l'ampiezza del triangolo è quella che corrisponde per estensione al target, e in questo caso andrebbe a corrispondere anche alla chiusura del gap che vediamo sulla sinistra nel grafico, nell'ellisse gialla. Per cui Ok. è molto geometrico come grafico, molto preciso. E Fila, come anche il titolo che vedremo dopo, ha un core business molto preciso, ovviamente, ed è un titolo che spesso è decorrelato dal mercato, quindi anche eventuali storni potrebbero non inficiare sulla salita del titolo. Diciamo che va per una sua strada tendenzialmente, quindi non dovrebbe aver problemi anche in caso di storno del mercato. Allora, anche il prossimo titolo che andiamo a vedere si riferisce a un'azienda che conosciamo, insomma, credo tutti molto bene. Ci spostiamo al settore alimentare e soprattutto a generi alimentari salutistici, chiaramente a base di soia e derivati, insomma, Valsoia. In questo caso, allora, ti chiedo come sempre perché hai scelto Valsoia e andiamo a vedere il grafico, in questo caso weekly, ti chiedo anche in questo caso perché weekly.
Beh, weekly perché dà una idea più chiara nel medio periodo. Qui Valsoia, a differenza di Fila, può essere, secondo me, messo in watch list per un periodo più lungo, per il medio periodo. Parliamo di un titolo ovviamente difensivo, di un titolo anticiclico, come tutti i titoli alimentari o utilities e così via. Anche qui un core business molto chiaro, un segmento di clientela precisissimo e una presenza che si va sempre più espandendo della società nel mondo ormai lentamente, ma si sta ampiamente espandendo. Quello che ci mostra il grafico, qui l'ho un po' colorato, ho voluto un po' complicare le cose, ma alla fine sono molto semplici. Vediamo che dalla sinistra del grafico il prezzo che veleggiava anche sopra i 30 euro è sceso, trovando prima un doppio supporto in area 14, supporto che poi è stato rotto e retestato per 2 volte come resistenza. Quindi i 14 sono un livello di swing, cioè dove il prezzo o rimbalza oppure rompe e poi lo va a retestare, lo va a sentire. Si dice in questo caso che il grafico ha memoria. Ok. Ultimamente, dal 2021, il prezzo è riuscito di nuovo a rompere i 14 euro, questa resistenza, che adesso a questo punto ovviamente tornano ad essere supporto. Se noi dovessimo avere quindi un retest del livello dei 14 euro, 14,20, che appunto viene in quel caso ulteriormente validato, secondo me potrebbe essere interessantissimo andare a posizionarsi su Valsoia, che appunto essendo un anticiclico, come per Fila ci va sicuramente a riparare da quelle che potrebbero essere eventuali turbolenze di mercato e di aumento dei tassi. Titolo alimentare, core business chiaro, anche qui dati di bilancio più che solidi. Per cui ecco, sono due titoli che sono nascosti, spesso dimenticati, spesso poco trattati e che però possono performare molto meglio del mercato nel breve medio periodo.